Ecco 10 cose incredibilmente costose per cui Ronaldo spende i suoi soldi. E iniziamo subito con un record mondiale, il Rolex più costoso del mondo. Dopo il suo trasferimento dal Real Madrid alla Juventus per 117 milioni di euro, Ronaldo decise che doveva comprarsi qualcosa di molto speciale. Pertanto è andato dal suo gioielliere e ha comprato il Rolex più costoso che ci sia, il Rolex GMT Master Ice, per poco meno di 500.000 euro. Questa cosa fa sembrare il suo anello di diamanti davvero scadente. Ma ehi, questa è la cosa più economica della nostra lista. E se vi dicessi che Ronaldo possiede qualcosa di così costoso che viene tenuto d'occhio 24 ore al giorno tutti i giorni? Nel 2017 Ronaldo è stato vicino a vincere un altro pallone d'oro e per festeggiare ha pagato il designer Tocumbo Daniel perché creasse per lui qualcosa di molto speciale. Delle scarpe da calcio CR7 Nike uniche. E poiché a Ronaldo piace indossare gioielli, le scarpe rispecchiano questo stile. Gli unici atleti che conosco che come lui indossano dei diamanti ai piedi sono i giocatori di basket LeBron James e Dwayne Wade, e le loro scarpe a quanto pare costano 4 milioni di dollari. Il prezzo delle scarpe di Ronaldo non è noto, ma è sicuramente superiore al milione di euro, e se volete vederle potete esaminarle nel museo di Ronaldo, il museo di CR7, dove sono custodite 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Ma Ronaldo non spende solo in cose stravaganti, no, lui salva letteralmente delle vite. Dopo aver vinto il suo terzo pallone d'oro, Ronaldo ha voluto prima festeggiare, ma poi ha ricevuto un messaggio straziante. Uno dei suoi più grandi fan soffriva di una rara malattia al cervello. Così Ronaldo ha inviato alla famiglia 100.000 euro per l'operazione, e questa donazione ha salvato la vita del ragazzo. Quando questa storia è stata ripresa dalla stampa, i fan di Ronaldo sono venuti a sapere che ha aiutato silenziosamente bambini e famiglie in tutto il mondo. E non è tutto. Qualche anno dopo, Ronaldo ha venduto il suo pallone d'oro del 2013 all'asta a un miliardario israeliano per dare in donazione il compenso, 700.000 euro in totale. Complessivamente, Ronaldo ha donato diversi milioni ai suoi fan e per buone cause. Ma non spende solo per i suoi fan o per se stesso. No, tratta bene anche la sua famiglia e soprattutto la sua ragazza, Georgina, che è sempre al suo fianco e lo sostiene e con cui ha messo su famiglia. Dopo averla vista commentare un post su Instagram di Cartier, sapeva di aver trovato l'anello di fidanzamento perfetto. Questo anello di diamanti è probabilmente l'anello di fidanzamento più costoso mai acquistato da un giocatore di calcio, dal valore di circa 700.000 euro. Georgina era ovviamente felice e l'ha subito condiviso in un post su Instagram. E non è tutto. Viene spesso avvistata con al polso un Patek Philippe da 60.000 euro e un bracciale di diamanti da 50.000 euro. E nel 2021 Ronaldo le ha comprato un portagioielli Louis Vuitton su misura che è più grande dei loro figli. L'intera collezione di gioielli di Georgina è stimata in 4 milioni di euro, quindi credo che la sua carriera come dipendente di Gucci sia terminata. Sì, lavorava lì prima di mettersi con Ronaldo, ma probabilmente dal 2020 preferisce passare il suo tempo sull'acquisto di Ronaldo da 7 milioni di euro. Poco dopo aver vinto la Serie A con la Juventus, si è fatto un regalo speciale, il suo yacht personale, con 5 cabine, 6 bagni, una cucina e un bar. L'intera struttura è un castello galleggiante. Ma ehi, grazie al suo nuovo accordo con il club saudita, Al Nasser guadagnerà circa 213 milioni di euro all'anno. Con tutti quei soldi può permettersi cose stravaganti. E finché lui e la sua famiglia non troveranno una casa in Arabia Saudita, alloggeranno qui, nella suite Kingdoms dell'hotel Four Seasons. E il tutto costa ben 250.000 euro al mese. Ma sapete cosa mi chiedo? Porterà con sé le sue auto? Perché ne ha molte. Nel 2003, quando il suo sogno di giocare a calcio da professionista era appena iniziato, si è subito accaparrato la sua prima auto di lusso. E questo è stato solo l'inizio di una dipendenza da 25 milioni di euro. Più veniva pagato, più auto si comprava. Rolls Royce, Lamborghini, Porsche, Mercedes, Bentley. Mi sembra che Ronaldo compri un'auto nuova ogni mese. E nel 2021 la cosa è andata un po' troppo oltre. Ha saltato l'allenamento per volare alla fabbrica della Ferrari e comprare una nuova auto, la Ferrari Monza SP, per soli 2 milioni di euro, ma questo non bastava.
quando è stato ingaggiato dal Manchester United è tornato a comprare auto. Voglio dire, il suo stipendio all'epoca era di 31 milioni di euro all'anno, niente in confronto a oggi, ma comunque sufficiente per comprarsi una Bentley e una Lamborghini Urus. Ma non gli era permesso di guidarle per andare all'allenamento, perché il Manchester voleva che i giocatori guidassero le auto dei loro sponsor. Per questo motivo Ronaldo si è dovuto accontentare di guidare la sua collezione di auto da 25 milioni di euro in privato. Ma il suo gioiello più prezioso è una Bugatti 110, una delle auto più costose di sempre, ne sono stati costruiti solo 10 esemplari, da qui il prezzo di 8,5 milioni di euro. Ma questo non è nulla rispetto al suo prossimo acquisto. Ronaldo dorme spesso in hotel, così pensava tra sé e sé, perché non ne apro uno mio? Ha quindi incaricato i suoi ragazzi di progettare un hotel CR7 e poco dopo l'ha costruito, ma non solo uno. No, se ne possono trovare sulla sua isola natale Madeira, a Lisbona, Madrid, New York e a Marrakesh. Il suo investimento è stimato in 40 milioni di euro. E questo non è ancora tutto. Veniamo ora ai tre acquisti più costosi. E il numero 3 non è male, perché gli è costato circa 60 milioni di euro. A Ronaldo piace viaggiare di paese in paese e quando ha saputo che Messi ha il suo jet, Ronaldo sapeva di doverne acquistare uno ancora migliore. Così ha comprato il jet privato più costoso che un calciatore abbia mai posseduto, un Gulfstream G650, naturalmente con il suo logo sul lato, e anche all'interno non sembra male. C'è una camera da letto, un soggiorno e, naturalmente, wifi e lusso ovunque si guardi. E per noi un jet sarebbe sufficiente, ma non per Ronaldo, così se ne è comprato un altro, il Gulfstream G200, una variante leggermente più piccola che costa comunque 25 milioni di euro, e questo lo rende uno dei pochi atleti che hanno più di un jet privato, proprio come Floyd Mayweather, ad esempio. E dopo tutto questo lusso, mi chiedo come sia la sua casa. Il suo patrimonio immobiliare è stimato complessivamente in 45 milioni di euro. Quando è diventato professionista nel 2003 e ha ricevuto il suo primo stipendio, ha investito in una nuova casa di 650 metri quadri, e come prima casa non era male. 6 camere e bagni, una sala fitness, il suo cinema e una piscina e una vasca idromassaggio. Ma era solo l'inizio. Quando ha firmato con il Real Madrid, ha deciso di migliorare un po' la sua casa e ci ha anche fatto fare un giro. Coming in, this is where I live. Let's go. I love this dog. You know why? Because it's always quiet. Cristiano. Play football. We have the nets there, it's already there. And we create here the Christmas tree. Wow, un secondo, ho visto bene. Ha un piccolo campo da basket in giardino e 2 piscine e un intero campo da calcio. Cosa sto facendo di sbagliato nella mia vita? E tutto questo non è nemmeno la sua proprietà più costosa. Nel 2015 ha acquistato un appartamento da 18 milioni di euro nella Trump Tower di New York. Ha solo 3 stanze, ma almeno da lì si può vedere tutta New York. Ma siamo davvero sorpresi che spenda così tanto. Voglio dire, questo tizio guadagna milioni ogni anno. E un uomo lo ha sicuramente aiutato a raggiungere tutto questo, il suo ex manager di lunga data, Jorge Mendes. E quando questo ragazzo si è sposato nel 2015, Ronaldo gli ha fatto un regalo di nozze molto speciale, perché Ronaldo ha avuto un ruolo importante durante il matrimonio, è stato il testimone di nozze. E invece di regalare semplicemente un'auto, una casa o un elicottero, che sarebbe già stata una follia, Ronaldo ha pensato a qualcosa di molto speciale. Ha acquistato un'isola greca per una cifra stimata di 45 milioni di euro. Wow! Dovrei davvero lasciare il mio lavoro e diventare un buon amico di Ronaldo. Ma dimenticate le isole costose, i jet da 60 milioni di euro e le Bugatti da 8 milioni di euro. Tutto questo quasi non è successo, perché Ronaldo ha rischiato di morire. E se volete saperne di più su questa storia assurda, guardate questo video.